Chungma chenpo dhaye ni senjen dunga dhargi yo Kaba jawa samye so chetan zenji yo gyuru ji Do you know when you find something rare, you don't need to put it in a museum. You don't need to put it on your hand because you want to have the only diamond in the world. No, you have to find a way to share it because other people have to know and to believe that there are such things in the world that are so rare and so without any interest. And this is very rare. L'idea di organizzare questo concerto insieme con un'orchestra sinfonica, prima di tutto, è nata dalla mia volontà di adattare le musiche tibetane, in particolare i mantra che ho sempre imparato alla Magancia per tanti anni, alla musica sinfonica. Ho immaginato un'orchestra sinfonica che suonasse queste melodie meravigliose. E poi tutta una serie di circostanze ci hanno permesso di incontrare Homer e poi la Ranana, e quindi questo progetto è diventato una realtà. Ero un direttore giovane all'Accademia, avevo 20 anni tipo, e sono venuto a fare un'audizione, ho fatto l'audizione. Qualche mese dopo loro avevano bisogno di un direttore per un progetto e Orit Fogel, la nostra direttrice, lei ricordava non ricordava bene il mio nome, ricordava che ho iniziato con la lettera Ein, che è la prima lettera del mio nome. Lei ha chiamato il mio posto di lavoro, che era la Jerusalem Music Center. Ha detto, scusate, avete qualche direttore, scusate che non mi ricordo, ma il nome inizia con la Ein. C'era un'altra persona, che anche lui è un direttore, che è iniziato con la stessa lettera. E loro per fortuna, hanno pensato di me. Però in realtà era lui, cioè lei intendeva lui, non lo intendeva me. Lei intendeva lui, perché lui era un amico del nostro direttore musicale e insomma ha fatto le... E allora ho detto, certo, Homer. Ho detto, ecco bene, ho proprio bisogno di parlarvi. E via. E ora sono qua, 16 anni dopo, però veramente, cioè, lei ha chiamato pensando di Eran, che è un altro nome, ma ha ricevuto me. The music has one purpose, and one purpose only, which is to bring harmony. Adesso che la Ranana Orchestra è arrivata, vedo nei loro occhi molta gioia.
cantata. Every kind of artistic behavior and artistic expression is a key to peace, because it's the ultimate way to people to express themselves, to show other people what they feel and their inner human quality. I think that art and music as a huge contribution to peace. Very excited, mi sento molto eccitato, sono molto commosso e non vedo l'ora di vederlo per la prima volta come tutti gli altri. Penso che abbiamo catturato dei momenti molto belli e poi durante il concerto ce ne saranno ancora, io penso proprio di sì. Sono curioso di vedere la reazione delle persone, molto curioso, però penso che le cose andranno bene, comunque io sono contento. I think that the idea of you people, and encouraged of course by the magnificent work of Maestro Omer Welber, did a fantastic combination that brings together worlds into the world of music. Signore e signori, buonasera. Benvenuti a questa specialissima serata. Adesso vorrei invitare sui palcoscenici Lama Gramsci con i monaci per una puja propiziatoria per questa sera speciale. Ho immaginato che le persone che ascoltano queste musiche sacre, queste melodie sacre pregne di significati profondi nei testi e pregni di energia spirituale, perché è un'energia spirituale che si è accumulata nei secoli, dall'epoca del Buddha Shakyamuni, 500 anni prima di Cristo, fino ad oggi queste melodie sono state praticate nei monasteri e non solo nei monasteri, da milioni di persone alla fine in tutto il mondo nel corso dei secoli, e quindi hanno acquisito una energia spirituale. Queste melodie originali possono essere portate a disposizione di tutte quelle persone che magari possono trovare ispirazione in una orchestrazione di queste melodie, quindi in un ascolto sinfonico di queste melodie. Grazie. Grazie alla Magangirimpoce e ai monaci per questa puja propiziatoria. E adesso la Sinfonia di Mantra per la Pace di Lama Gangchen, eseguita da Ranana Sinfonet Orchestra, dirige il maestro Omer May Welber. Grazie.
music like smell, like memories, is something that is doing something to your soul, is works on you in a different way, on your emotions to start with. And music is without words, and this is a big advantage because you can go with it anywhere and you'll feel some emotions even if it's not your own music. The title Music and Spirituality is a little confusing since music is spirituality. And spirituality is another term that encompasses a good number of areas and fields. But the fact of the world, of the history, is that there is no tradition and no religion and no foundation and no habit that goes without music. All types of music. Sento che c'è un'energia molto molto forte, molto bella, che sta succedendo, accadendo qualcosa di importante. Si sente nell'aria e sono molto colpito dall'eterogeneità dell'età del gruppo, quindi ci sono giovanissimi e persone anziane tutti insieme con molta armonia, sono molto entusiasta, ho visto le prove, quindi sono rimasto molto colpito. For that is, you know, now is our South Augusta too. Very spontaneous and independent, very positive happening, which is ancient Tibetan healing mantra, mind protection mantra, peace, inner peace mantra, and so on, is to be joined to Saraswati Augusta. You can go with
Jewish music anywhere and people will feel about it something, although they are not Jewish. You can go with Tibetan music everywhere and people will feel about it something, although they are not Tibetan. If you feel, you feel. If it works, it works. So you even don't have to be educated to it. Either it works or it doesn't work, but when it works, it works. I believe one of the most important things is the spiritual development on each one of us, which means independently of the religion that we follow, is to develop our inner state of peace, to develop love, compassion, wisdom, to develop equanimity, respect for each other. Nello stesso momento molto spirituale e anche veramente poco spirituale. E in questo penso, credo che anche la musica deve essere così. E ora mi spiego. La musica si deve lasciare andare, la musica. Cioè io trovo che la musica, quando uno prova a manipolare la musica e per esempio far emozionare il pubblico, allora diventa kitsch, diventa primitivo. La musica deve avere un suo senso, è come la preghiera, solo se vogliamo ormai già fare questa cosa, è come dire che il Dio ha bisogno di noi che preghiamo per Lui, Lui non ha bisogno di noi, cioè noi che abbiamo bisogno della preghiera per magari avere qualche, no, qualche momento, però non è che Lui guadagna qualcosa da queste preghiere, è lo stesso con la musica per me, cioè non è che lei ha bisogno di noi. Perciò il rapporto spiritualità-musica è sempre un po' complesso, non è... Io, diciamo, apprezzo i valori spirituali della musica, ma nello stesso momento non vorrei diventare un spiritualista, perché così, secondo me, si crea qualche manipolazione a una cosa che è molto, molto bella. È meglio lasciarla andare. E non cioè, perché, diciamo, con la musica, ha bisogno di respiro, perciò lo porto complesso, come sempre. I didn't know it before, and I think it's a good thing because I was really nervous knowing that I'm the first one and I need to do it really good. Now I thought that maybe other people
did it before me, so even if it won't be that good, so you can hear the other versions. Pensato la musica sinfonica europea può dare tantissima luce a queste melodie, a questi canti, a questi suoni e può rendere loro, onorarle con, perché la musica sinfonica, come sappiamo, ha la capacità di offrire una varietà di armonizzazioni e di suoni che è un po' unica. Nessun'altra musica come la sinfonica presenta questa capacità di armonizzare i suoni e quindi di mostrarli in tutti i loro aspetti, diciamo così. To combine old traditional tunes with classical harmony is a very difficult work. Like, you know, when you go into a restaurant and you have the best meal ever, the chef is fantastic. But before he presented the meal to your table, he worked very hard back in the kitchen, putting things together, sometimes things unexpected put together. And the end result that comes into your plate is delicious. So I believe that everybody who listens to this, Tibetan music and classical arrangements, will be not only impressed, but also deeply moved. So for that, what other happenings, you know, Jewish, which is very ancient tradition, ancient rich culture. So for that, you know, our Sansot Agosto there, very spontaneous, they like it, they have a lot of effort to learning to this our ancient sound to put Sansot Agosto where. Thank you.
I'm really looking forward to listen to the music and then hear some Tibetan music. Well, I think it's really interesting mix, so I'm looking forward to see the harmony of it. Nobody could have imagined something so different, so spiritual, and so having an impact of you. I see it happens to everybody that is coming close to this place. And it's not as if, wow, like people decide between eating meat and becoming vegetarian. It's not that I decide to be different, no. But it had an unbelievable impact on me that I couldn't believe can happen. For me personally, it's not the first time being in Italy, which is always great to come here. Regardless of that, it's just the whole issue, the whole idea of just sharing those ideas musically with the Lama here is very, very exciting. Ho capito subito il valore dei canti, perché anche comunque in altre religioni, in valori diversi, ci sono comunque i canti fanno parte di questa vibrazione che il corpo deve avere dentro. E perciò i canti subito erano molto interessanti, sia le parole che le melodie, perché comunque sono comunque melodie che hanno dentro mille anni, centinaia di anni, e questo si sente, cioè anche se uno può dire è molto semplice, si può scrivere anche, io anche posso scrivere una melodia così, però si sente. Poi i canti ovviamente hanno incontrato Oren, solo per dire, ma comunque Oren qua è un rappresentante, diciamo, del mondo occidentale, diciamo così, e ovviamente è venuta fuori una cosa molto bella, anzi anche mi permetterei di dire molto più bella di quello che anche aspettavamo, penso. So it's joint
two different, an ancient Tibetan, Jewish, and top of their modern, you know, Augusta. So things together as Italian, very rich too, cultural base. So we are many things together, giving to Paul new message to be choosing peace. Each religion serves a part of the human body. It's not a saying that I said, a very famous rabbi once said it, that all the religions serve a purpose. You do not have a decent body of a person without an arm. And if the Christianity is an arm, and the Islam is another, and the Tibetan or Buddhism is the other, and of course the Jewish is the other, none has the role of a total person or of a totality. Each one serves part of the human harmony. So I find many, many common denominators between Tibetan music, Jewish music, classical music. They all are part of us. Tibetan Buddhism has many melodies, and the ones we are using in the Sarasvati Orchestra is actually very old melodies that have been passed from master to disciple, you know, in an ear's whispered lineage. It's not something like Tibetans didn't have normally scores where they would write the music. They had something looks like scores for the instruments, but not for the melodies. So the melodies were passed by master to disciple, like orally. So basically, these are very old traditions. So, through the centuries, humans have been always looking for different methods, different tools to help us to touch our own heart, to look within ourselves, to find ways how to develop such qualities within ourselves. And one of these methods, and a very valid one, is through arts. And one of them within arts is music. Music is an extremely powerful tool to touch people's heart.
inner peace is more solid foundation, all peace, so giving everyone chance. And so everybody happy, joyful, healthy, peaceful, all just there.